ricordi quando siamo venuti a Lottenburg? Nome, come vi chiamate? Io Giorgia. Chiara. Quanti anni avete? Io 19. 19 anch'io. È la prima volta che provo sì. a fare il test? Secondo voi è questo metodo del test d'ingresso fatto in questo modo è corretto o bisognerebbe fare in un altro modo? Secondo me è intelligente la scelta di farlo più simile agli altri talk, cioè di poterlo fare 4 volte e poi decidere quale delle 4 è la migliore e tenere quel risultato. Perché hai più possibilità e secondo me è più corretto. Perché comunque hai la possibilità di migliorarti, cioè se il primo lo sbagli puoi comunque riprovare subito, comunque il mese dopo. Ok. Non aspettare un anno. Quello più caldo. Esatto. Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Nicole. E quanti anni hai? Ne ho 18. Quindi per te è la prima volta, primo test? In realtà ho fatto i test delle private, però sì, quello nazionale sì. Che cosa ne pensi dei test d'ingresso a numero chiuso come si svolgono adesso? Non so, secondo me sono troppo poco oggettivi e dipende molto dalla scuola da cui provieni sostanzialmente, quindi secondo me dovrebbero cercare di cambiare e puntare un po' di più sulla logica in modo tale da permettere a tutti di raggiungere il loro obiettivo, ecco. Quindi un modello politecnico potrebbe essere... Secondo me sì, avere più possibilità e diciamo non essere in balia nell'ansia e nella paura di un solo test e poterlo provare più volte sostanzialmente. Grazie. Ciao, come vi chiamate? Io Lorenzo Corno. Io Alessandro Dellera. Quanti anni avete? 19. 19. È la prima volta che fate il test? Sì. Okay. Cosa ne pensate di questa modalità per accedere alla facoltà di medicina, credo? Preferite, non so, la proposta che è stata fatta sul modello del Politecnico, quella di fare più test o test secco, se va bene, bene? No, secondo me ha più senso, cioè dà più possibilità agli studenti di poter recuperare nel caso un test vada male. Quanto avete studiato quest'estate per essere qui oggi? E quasi tutta l'estate, nell'ultimo mese, cioè, molto intenso. Avete accelerato un po'? Sì. Sì, l'ultimo periodo c'è sempre un po' di ansia per accelerare un po' il tutto. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. Ciao. Mandelli Lisa. Quanti anni hai? 19. È la prima volta? Sì, è la prima volta che faccio il test e allora secondo me come metodo non è super efficiente perché comunque medicina come anche veterinaria o professioni sanitarie sono delle università dove se non sei portato ti diciamo lasci da solo, quindi la selezione si crea poi col tempo. Uno non può pensare di continuare 6 anni di medicina se non è portato e quindi andare a selezionare ancora prima secondo me impedisce a molta gente che magari avrebbe le possibilità di entrare perché comunque alla fine dipende tutto da 60 crocette, cioè il mio futuro è in mano a 60 crocette. Cosa ne pensi del sistema politecnico, tra virgolette, quello di provare a fare delle valutazioni già dal quarto anno e poi fare delle medie? Sicuramente sarebbe più efficace dare più di una possibilità, invece così è una possibilità e poi resto un anno in attesa e lo devo rifare e comunque già sono 6 anni, aspettare un anno, poi aspettarne un altro diventa impegnativo. E quanto hai studiato quest'estate? Tutta l'estate e speriamo, ho fatto dei corsi, confido molto e quindi... In bocca al lupo. Grazie. Chiami? Ciao, sono Pietro Perconte e penso che la valutazione su più anni sia migliore rispetto alla valutazione secca di un test singolo perché permette a più ragazzi di partecipare alla vita universitaria e di proseguire negli studi e di valutare man mano il proprio percorso più giusto.